Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati su Elden Ring, dove dobbiamo continuare a esplorare il castello dell'Accademia di Raya Lucaria. E dobbiamo anche recuperare un po' di roba. Che posto di... Là ci sono quelli lì che però forse riesco. Ok, sì. Ok, fuori uno. Cambia l'attacco, l'animazione da qua. Figo. Oh mamma. Ah, sono venuti giù, ottimo. No, 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 no. Schiva, schiva. Ok. Maledetto. Maledetto. Porca vacca, aspetta. Ecco qua. Ah, aspetta un attimo. Ma vaffa. Brusa. Ok. Aia. Ok, l'ho preso, ma non è proprio l'idea migliore. Ok. Dai, muori. Olè, perfetto. No, non sei morto. Ora sei morto. Ce n'è un altro là. Porca vacca, sti maghi maledetti. Ok. Oh, le. No. Speravo di. Ok, speravo di riuscire a prenderli tutti quanti. Ok. Allora, tutti questi frutti di roba sono una gran cosa. E qui non c'è niente? Proprio niente di niente? Ah, ecco. Lama da affilatura di scintipietra? Cosa fa la lama da affilatura di scintipietra? Consente di scegliere il potenziamento di affinità dell'arma, esattamente come la lama di ferro. Ah, probabilmente però ha qualche effetto. Oddio. Un'altra di quelle vergini di ferro. Non si apre da questo lato, maledizione. Allora, di qui l'unico posto dove si può andare è lì dove c'è quella vergine di ferro, dove non voglio assolutamente andare. Quindi andiamo pure di qua. Tiè. Oh, cavolo. Ah, no. Per un secondo sembrava una... Si può scendere anche di qua volendo. Sembrava una... Una nebbia dorata. Dicevo no, di nuovo un altro boss. Dice, ah,
quella vergine di ferro non voglio assolutamente starla ad affrontare. Ah, si può passare di qua per andare lì da quella parte. Ok, però prima voglio esplorare qua. Ah, è spuntato un granchiolone. No, no, no. Oh, cavolo, 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 svegliati, svegliati, svegliati. Sveglia, sveglia, svegli, 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 svegli. Fammi uscire! Urca vacca carvacca. Ok, mi sono svegliato. E tiè. Granchi maledetti. Allora, sento brutti rumori in di qua. Ah, qui è... non c'è niente da andare, ok. Un'altra luce. Sì. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Mi è venuta l'idea. Vieni, 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 vieni giù, non vieni giù, maledetto. Oh, porca vacca! Pietra da forgiatura 5? Solo dei dardi di cristallo. Ok. Ok, qui da questo lato. Un cavaliere, quindi prova con l'attacco in salto. Oh, questo del cavolo mi porta, mo'. No, aspetta, prima devo trovare un altro falò qui da queste parti. Se voglio. Impossibile aprire da questo lato. Scommetto che dall'altro lato c'è il falò. Ok, ho un'ampolla. Ho ancora una coppa di tartaruga. Ah. Schiva, schiva, cura. No! Dai! Oh! Signor Cavaliere Cariano.
Ah, sei senza... Ulteriori pozioni, eh? Eh? Dio la mise... Ole! Scudo? Beh, non li uso più gli scudi, quindi... Non è particolarmente utile, però... Cavolo, se ha fatto male, almeno non dovrebbe respawnare. Orca vacca! Pensavo... fossi una statua! Porca vacca. Allora. Ah, sì. Si sale da lì per arrivare lì dove c'è quella porta chiusa. Ok. Ok, vediamo un po'. Oh! Ok, adesso tornare di qua è molto più semplice. Ok, passare di qui è stata un'ottima cosa. Dovrò affrontare questo coso lì, ma... Ok, scorciatoia ottenuta. Continuiamo a esplorare di qua, dove c'è un ascensore. Ok. Magico. Allora. Ha. Non so quanto mi piaccia questo posto, eh. Ok, diamo un'occhiata. Ok, questa c'ha l'aria di arena. Se. E non ho neanche finito di esplorare tutto il castello. Mi sa che ho trovato Marika. Little Calva, I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Okay. Oh, caca. Ok. Ok, ho il sospetto di dover ammazzare i... Porca vacca! Ah.
te infatti non ti posso fare niente, ok. Pianta di lanciarmi robe, ok. Oh, ci sei anche te a lanciarmi robe, eh? Ah, ma continuano a spuntarne di nuovi, oh, ok. Io mordono. Cazzarola, ok. Ok, qui mi trovo un attimo nella brutta situazione del non avere la minima idea del come far procedere il boss. Oh mamma. Sarò là. Ok, forse... Forse riesco a colpire. Non c'è un modo per arrivare là sopra? Aprire qui? Proviamo un attimo a vedere se per caso di qua, altrimenti posso semplicemente riteletrasportarmi alla Grazia. E fine, anche se dubito che mi porti in un qualche punto come si deve. A questo punto direi che vale la pena di utilizzare... Dove cavolo sono? You're tarnished, aren't you? Oh mamma. I welcome you to the Church of Vows. È una tartaruga papa. My apology. Do you know how it came to... Well, that is a shattering that has caused us. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Erd Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon. Ah, Radagon? Ah, è diventato un lupo. The monuments of both houses, the Erd Tree of the capital and the Academy of Rea Lucaria. Oh, was that you are free? I would serve as your guide if you find, unless perhaps in which case. Oh. Oh, what, very well. Let us, heresy is not all thing. You wish to know Lord Radagon? He came to these lands at the... He soon repented his territory. However, when God Radagon left Renala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second, taking the title
of second the mystery in as to why Lord Radagon and moreover why a mere Uca! Ah, è qui che devo portare le altre pergamene per ottenere robe. Ok, ok. Ah, qui probabilmente serve per qualcosa. Attrezzi da sartoria. E ago dorato. Abiti da semidei? Consiglio di alterare gli abiti semidivini. Cavolo. Ok, qua ci devo tornare. Qui ci devo decisamente tornare dopo. Ok. Dicevo, torniamo all'aula da dibattito. Cerchiamo di affrontare quel boss in qualche modo. Forse se evoco le marionette, loro si occupano delle tizie che strisciano sulla pancia cercando di mordermi. E io poi mi posso occupare del resto. Ah, semplicemente correndo si riesce ad andare. Ok. Maledizione. Ok, quindi il lupo che ho ammazzato era l'ex di questo qui? Di questa qua? O qualcosa di simile. Nel dubbio te ti non ti posso riportare. Ok, adesso ti ho rimandato giù, quindi. Allora. Primo. Protezione. E non posso evocare le marionette. Perché non posso evocare le marionette? Perché costano troppo in punti azione, quindi evoco i soldati. Sempre se posso, sì posso. Seriamente di poter oddio ma quante ne arrivano. Devo cercare di colpire te in qualche modo. Tu togliti. Tu togliti. Aspetta un attimo, fammi provare una cosa. No, non qua, qua. Dov'è? Sembra che si stia spezzando.
riesco proprio, eh. Tu sparisci. Ok. Non c'è nulla che posso farti cascare addosso, magari? Forse salire di qua? Ah, imitazione? Che si tratti di Dio? Ci deve essere un qualcosa che posso fare. Aspetta, aspetta, forse c'è qualcosa là in mezzo. Sì! Ah! Ok, sì, sì! Allora, non so se è stato perché ne ho ammazzati abbastanza o se le è cascato addosso qualcosa. Oh! Cosa cavolo mi ha tirato addosso? Ah! Ok, la protezione antimagia non serve a niente. Devo evocare degli spiriti più cattivi. Penso che valga la pena di usare una di queste. Ehi, mi ha davvero incrementato tutte le statistiche. Ottimo. Dai, oh mamma. Ah, ho capito! Ho capito, ho capito, non devo ammazzarne a caso, devo ammazzare queste. Ecco cos'è che la indebolisce. Ok. Cavolo. Ok, quasi. Piantatela coi libri! Ok, ok. Ok, ok, ok.
Mamma. Ok, no, non lancia i libri, lancia... lancia di peggio, ok. Ah, eccoti qua. Oh, ok, ok, dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Vostra maestà. Addio. Oh. Cavolo, se ce n'è voluto per capire qual era il trucco. Oh, aspetta, cutscene. Seconda fase, nuovo boss. Qual è il problema, mo? Sì, nuova fase. Oh, my beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born forever. Era troppo facile, era decisamente troppo facile. Upon my name is Rani the Witch. Eh? Rani? Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Oh, cavolo. Of the last queen of Caria, Brenala of the Full Moon. And the majesty of the night she conjureth. E meno male che ho ancora le... Porca la vacca! Ah, cavolo, i lupi evoca anche degli spiriti. Ok. Evoca roba. Mega laser della... Sono senza bolle. No. Orca la vacca. No, 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 no. No, no, no! Urca! Ok. Sì, devo ricominciare da capo. Ok, almeno adesso so qual è il trucco. Cioè, dicevo, almeno adesso so cos'è che devo ammazzare. Devo ammazzare te. Poi dove è l'altra? Dove stanno le altre?
Ah. Ce n'è ancora una. Ok, grazie, ne avete ammazzata una. E qua c'è l'ultima. Maestà. Ole. Sono ancora pieno di di pozioni, di fiaschette, perfetto. Ok, adesso la posso anche saltare. Non sono riuscito a farmi il colpo critico! Ah, schiva, schiva, schiva! Curati, 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 curati! Ok. Oh. Aspetta. Piccola Rani. Tu sei la madre di Rani? Rimembranza della regina del Pleniludio e runa maggiore del mai nato. Oh. Mio Dio, mi ha dato 40.000 rune. Cavacca. Devo ancora esplorare un bel po' questo posto, però... Oddio, devo finire di esplorare anche il castello di Godric. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence he hide. Ah, thou. Sei ancora viva? To be born anew, to become a sweeting, reborn of my beloved egg. Be not alarmed. Che serva a farti cambiare di aspetto? E intanto livelliamo. Ok, adesso devo solo capire dove cavolo devo andare. Perché penso di dover andare qua. Eh sì, lei è ancora decisamente viva. Ok. Torniamo qua e proviamo a raggiungere la torre per sbloccare anche questa. Non so ancora che armi usare. Perché ho scoperto dove trasformare le effigi. Ho capito qual è la legge dita, è quella nella cosa delle due dita, però non so se usare se ottenere l'arma o un altro equipaggiamento, almeno con Godric. Allora, lì c'è l'accademia, quindi no, è esattamente di qua che devo andare, verso est. Perché presumo che sia quella la torre dove devo andare. Quindi
Seguiamo la strada però. Lì c'è un altro albero dorato. Carino. E voi cosa siete? Melme? Melme di fuoco, un altro di quei carri lanciafiamme. E voi siete altri sacerdoti del fuoco. Ok. Ne ho affrontato qualcuno mentre ero in... in farm. Mentre stavo farmando. Sto andando non proprio nella direzione giusta, ma ok. Ok, in teoria si deve passare giù dal lì di sotto. Maledizione, penso di aver sbagliato strada. Ah, non proprio. È un'altra grazia. E tu cosa sei? Capanna dell'artista. Ho sbloccato un altro dipinto. Ok. Allora, da dove si entra di qua? Penso giù di lì sotto, mi sa. Oppure dal qua dietro. Oh, aspetta, no, qua ci sono già stato per sbaglio. Aspetta. Aha! Questo è un boss. Che però non voglio affrontare adesso. Il marinaio tibiale. Ok, no. No. Non ho intenzione di affrontarlo adesso. In compenso voglio cercare di capire. Qua c'è un sacco di gente che si è suicidato cercando di arrivare giù di lì. Ok, va bene, devo fare il giro. Che scatole. Ah, qui c'è, tra l'altro c'è anche un altro... si può andare anche dal di là. Che altra grazia da sbloccare. Perfetto. Questo open world sto iniziando a... tenerlo decisamente più... chiuso sotto un punto di vista. Lì c'è un gigante. Ok, però la torre presumo che sia quella. Quindi andiamo di qua. Vorrei anche evitare di morire per non perdere tutti i bonus della runa di Godric. Cioè, guardate quante statistiche che mi ha dato. Eccoli. Ok, signore e signori. Questa... sala da studio cariana. Su questo piedistallo sembra mancare qualcosa. Non ho nulla da metterci. Non importa. L'unica cosa che importa è che... posso... spero...
andare a prendere la runa maggiore. Non c'erano nemici quando sono andato a recuperare. Oddio, sì, c'erano nemici. C'era anche roba decisamente più cattiva di qualche spettrello. Porca! Mi ha preso comunque! Schiva, schiva, schiva e cura, 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 cura! Ah, tu stai cercando di impedirmi di arrivare fin lassù in cima, eh? Oh, e anche un pacco di amici che per aiutarti a farlo. Ecco, dai. Vieni qua. Finisci gli MP. Ok, si è riteletrasportata. Almeno si è teletrasportata in posti dove non mi può cecchinare con quella maledetta magia che me ne ha date fin troppe di botte con quella magia, Loretta. Grazie, non ho voglia di farmene dare anche da te, Miriam. Teletrasportarti! Dove cavolo è sparita, mo? Sarà salita ancora più su! Porca vacca! Piantala di scappare, fatti ammazzare! La miseria, quanti cavolo di... Tanto eliminiamo questi così poi non rischio di avere altri problemi dopo, ok.
Tanto da qua non mi può che fare. Ok, allora, for you. Ma porca la miseria. Quanto me la sta rendendo difficile. Mori, 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 mori. Oh, non scappa, non scappa, non scappa. No, t'ho detto di non scappare! Aspetta che mi è venuta un'idea. Dovevo semplicemente continuare a salire. Ciao. Ok, allora, spero di star registrando. Allora, sono salito, dove ho preso il coso del... Ho preso un seme ceruleo. Eccolo qua. Aumenta il recupero di PA dalle ampolle. Ok, carino, ma a me non serve molto. Ok, tutti sti ratti maledetti. Ok, probabilmente devo salire dal di là. Come cavolo ci arrivo? Ok, sono salito qui sopra. Ottimo. E Miriam ha deciso di salutarci, il che è anche ugualmente fantastico, ma... Mo? Qui mi ritrovo senza ampolle, senza sapere dove cavolo devo andare. Miriam, che era quella che mi stava indicando dove cavolo dovevo andare, e ha deciso di svamparsela, il che la cosa non mi dispiace eccessivamente. Ma mondo cavolo vado? Ah, ciao. Ciao! Ok, l'incantesimo era rimasto. Bene. Oh, dicevo... Mo?
perché sono riuscito ad ammazzare Miriam. Ok. Mo? L'unica cosa dove si può andare è sopra, ma sopra non c'è niente. Cioè, c'è lì. Ma come cavolo ci arrivo lì? Vediamo un attimo se per caso la signorina Ranni ha una qualche idea su come cavolo posso andare dall'altra parte. E che cos'è la rinascita? Allora, Ranni, ho riempito di legnate tua madre, da quello che ho capito. Quindi... Oh, grandiosa, è già andata a dormire. Ok, io qua non ho la ben pallida idea di come trovare quell'oggetto. Devo continuare a esplorare il castello, allora. In qualche modo. Ok, allora, scoperta. Sì, lei serve a rimetterti a posto le statistiche per ribilanciartele come cavolo vuoi. E ho scoperto che la sua runa non ha bisogno di essere attivata. Quindi non devo andare alla torre. Cioè, ci si può andare, ma sarà più lunga. Quindi non è strettamente necessario farlo adesso, quindi... Via si va. Adesso vado alla zona delle due. Alla casa delle fazioni delle due dita. Ecco qua. Perché c'è altra gente con cui parlare. Ah, ciao D. Un marinaio. Questo è il tizio che ho incontrato prima. Ok. È sparita l'altra tizia. Ok. Ampolla di balsamo portentoso. Ok. E altre 7 runiche. Ok, questa è altra roba che potete dare. Perfetto. Tu. Cos'è da dire? Well, I see you found another great room. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Earth Tree. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished, and we must answer the call of grace. Ok. Poi devo cercare di capire dove cavolo andare. Per andare al prossimo boss. Però adesso vediamo qua. Only once before have I seen two great runes together. Look there. The fingers shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree. And an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. Borsa talismano. Ok, chissà che fa. Go forth. Become Elden Lord. Equipaggiamenti dei campioni? Ah, ma questo è l'equipaggiamento di...
Questo è l'equipaggiamento di Renala. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree. A grim punishment for shattering the order. Despite her godhood, the fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and the vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Allora, te che cosa mi dai? Ho lo scettro regale, che è un bastione di scintipietra che penso che sia... Mio Dio, vuole 60 di intelligenza! Però potenzia le stregonerie del plenilunio. Ho plenilunio di Rennala. Ovvero l'incantesimo che Rennala stava usando, che infatti vuole 70 di intelligenza per essere usato. Porca la miseria. Mentre qua invece mi dà il pugno, la testa di drago o l'ascia. Quindi io qua non ho idea di bene di quale delle due usare. Non so che cosa prendere, francamente. E non so bene neanche dove devo andare. So solo che però a sto punto voglio chiudere un attimo in bellezza. E quindi voglio ammazzare anche quell'ultimo boss, il marinaio. E vediamo un po' magari che cosa mi dice di. Eccolo là. Ecco, perfetto. Se l'è già svignata, eccolo là. Sei tanto difficile. Sembra. È tornato là. L'avete ammazzato? Ok, perfetto. Ha ammazzato la sua stessa roba. Ale. 108 rune. Radice mortale, ceneri di bandito scheletrico. Molto interessante. Ah, ecco perché non mi servono a niente, perché sono quelle dei punti azione, non quelle dei punti vita.
Queste sono quelle che mi restituiscono punti vita. Ok, ok. Bene. Di, ho ammazzato il tuo vecchio amico. Vediamo un po' che cosa mi dici e poi chiudiamo qua. Eccoti qua. Those who live in death all the more. Well, well. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? Ooh. If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Very well. Show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Ah, portale di teletrasporto. Ok. Io poi voglio riuscire a trovare questa cavolo di mappa, quindi continuerò a esplorare un po' di mio il castello di l'Accademia di Rai Lucaria e vediamo se trovo qualcos'altro di interessante. Detto questo, noi la chiudiamo qua. Finalmente posso andare avanti e vedere che altro trovo in giro. E direi che noi ci possiamo vedere nel prossimo episodio. Sapete cosa dovete fare adesso se non lo avete già fatto? Like, sottoscrivere, tutte le solite cose. E noi, soprattutto perché ci vuole un casino a editare questi video. Anche se non sembra. Quindi, sì, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!